Allora, buongiorno ragazzi, oggi siamo con Paolo Marini che è in Italia. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno Alessandro, ciao a tutti, grazie. Grazie per avermi invitato. Grazie a te per la presenza. Adesso spieghiamo perché sei con noi qui, perché ti ho invitato. Perché Paolo, dovete sapere, se no ancora non lo conoscete, per qualcuno di voi che ancora non lo conosce, è uno dei massimi esperti, se non il massimo esperto, del peer-to-peer lending in Italia. Paolo, sei molto, diciamo, come posso dire, sei molto, mi sfugge il termine, ce l'ho sulla punta della lingua. Dimmi, Sei molto, sei molto, come si dice, non riservato, sei... introverso, no? No, Umile. non ti vanti, cioè sei, come posso dire, sei tranquillo, sei una persona tranquilla che non si dà molte arie, ecco, diciamo così. Non ti dai molte aree, dai, dì così Dai, un dai, po'. sì, diciamo che non ti dai molte arie, sei sulle tue, quindi sei molto modesto, ecco, sei molto modesto, mi sfuggiva il termine. Allora, con te oggi siamo qui collegati perché tu, anticipiamolo, se sei d'accordo, sarai all'interno del prossimo libro che sto scrivendo e avrai una parte dedicata dove appunto parleremo del peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending, per quanto qualcuno già lo adotta come sistema di investimento legato al mercato immobiliare, perché siamo sempre comunque legati, almeno in questa chiacchierata, al mercato immobiliare. Io stesso l'ho utilizzato all'inizio e continuo ad utilizzarlo tuttora, però Paolo, se ci spieghi innanzitutto che cos'è il peer-to-peer lending e come si lega agli investimenti immobiliari, soprattutto per chi ci sta ascoltando e per chi per la prima volta sente pronunciare questa parola. Certo, allora, il peer-to-peer lending, innanzitutto, per chi non lo conoscesse, è un ramo del crowdfunding, cioè un ramo del crowdfunding però dedicato non all'acquisto di una quota, di una proprietà, di un business o di appunto un investimento immobiliare, ma si occupa di finanziamenti, prestiti e finanziamenti. Si chiama peer-to-peer lending perché innanzitutto è nato il concetto come prestiti fra privati, cioè peer-to-peer, cioè agli inizi degli anni 2010 in Europa, negli Stati Uniti e in Inghilterra ancora un po' prima, tramite lo sviluppo della tecnologia web e degli istituti di pagamento che si agganciassero alla tecnologia web, si è permesso l'incontro tra chi ricercava prestiti o finanziamenti e chi invece aveva del capitale da investire e cercava di investire in prestiti o in finanziamenti in un particolare settore. Le varie possibilità di investimento. Quindi diciamo che è come se ci sostituissimo a delle banche, cioè noi possiamo diventare prestatori. Bravissimo, esatto, perché prima, esattamente quando non c'erano queste possibilità date dalla tecnologia, la banca era quasi l'unico soggetto che faceva da intermediazione fra chi richiedeva il prestito e chi finanziava. E chiaramente, avendo questo ruolo, anche, lasciami dire, un po' di potere, caricava costi di intermediazione, indirizzava finanziamenti ai prestatori, si metteva in mezzo, insomma, non è un, diciamo, non c'era un mercato completamente libero. La possibilità di avere piattaforme molto più libere e molto meno costi di intermediazione ha fatto esplodere, esatto, questa tipologia di finanziamento. Immaginati, Alessandro, gli anni 90, quando non c'erano queste piattaforme, tu quando volevi prestare a qualcuno senza passare dalle banche, dovevi tu conoscere la persona o l'impresa nelle tue conoscenze personali, nel La tuo fiducia. network. Esatto, di fiducia anche tra l'altro, cioè, e dovevi fare tu la selezione del tuo Certo. richiedente. E lo stesso valeva E non dall'altro lato. c'erano le garanzie, però, perché molto spesso tante persone hanno dato Esatto. prestiti e poi, come dice un detto, spariscono soldi, spariscono gli amici pure. Bravissimo, esatto. Cioè, devi stare anche attento a quello che. Certo. Invece, queste piattaforme, tramite un sistema che negli anni
si è consolidato, si è standardizzato e ha permesso sia una standardizzazione del settore, ma anche ad aprire ad altri tipologie di settori e quindi sfruttare i vantaggi di altri tipologie di settori. Tramite queste piattaforme, inizialmente appunto nate come prestiti fra privati, si sono sviluppati anche possibilità di finanziamenti a imprese e un grosso nucleo di questi finanziamenti di imprese sono le imprese immobiliari o i progetti immobiliari. Sì. Ad oggi ci sono moltissime piattaforme, moltissime possibilità per singoli prestatori, piccoli prestatori, o poi vedremo, di investire in prestiti a progetti immobiliari da parte di imprese, associazioni o anche singoli imprenditori che propongono le proprie idee su questi marketplace. Ovviamente le propongono, le descrivono bene, forniscono documentazioni, le garanzie in modo tale che l'investitore possa valutarle e riesce a raccogliere finanziamenti in questo modo. Quindi c'è il doppio vantaggio, come ho descritto prima, per l'imprenditore, la possibilità di raccogliere fondi con uno spettro più ampio e anche con una concorrenza più ampia e quindi cercare di abbassare le proprie spese, i propri costi. Dall'altro lato, per l'investitore, ha la possibilità di investire senza passare da un'intermediazione bancaria, quindi ricercare un rendimento maggiore. Cioè, facendo un esempio paradossale, o meglio, non so se è giusto, dimmi tu se sbaglio, ancora oggi si usano i contratti di associazione in partecipazione, quindi tra privati, dove c'è un numero X di persone che può partecipare, ognuno mette la propria quota e ci si aspetta un ritorno. Un peer-to-peer lending, meno immobiliare, ha lo stesso concetto, solo che è più evoluto e comunque ha delle garanzie maggiori, perché comunque è tutelato da un marketplace, eccetera, giusto? Certo, esatto. Allora, c'è il doppio lato. Allora, innanzitutto, questi marketplace, avendo un imprenditore, un'associazione, un'impresa che vuole presentare il proprio progetto, deve necessariamente presentare tutta una serie di documentazioni, di garanzie, in alcuni casi anche delle coperture, che vengono messe a disposizione sono informazioni che vengono messe a disposizione dell'investitore che valuta prima e poi decide se quell'operazione è adatta o meno al proprio investimento. Sì, perché, quindi, scusami se ti interrompo, aggiungo, perché per esempio nel nostro campo, che dell'immobiliare, no? Noi trattiamo le aste, come sai, trattiamo saldo e stralcio, quindi aiutiamo le persone a togliere i debiti. Queste situazioni provengono da ipoteche, no? Perché qualcuno non ha pagato. Quindi sul marketplace, siccome io stesso investo, siccome l'ho fatto dall'inizio, alle prime armi, la prima cosa che mi è subito apparsa e al quale ho fatto attenzione, ho prestato attenzione, è stata proprio l'ipoteca, per esempio, sui beni di chi proponeva l'investimento. Certo. Quindi hai avuto quindi la possibilità di verificare che chi ti proponeva questo affare avesse un bene che, nel caso in cui l'operazione andasse male, eccetera, non avesse la possibilità di pagare attraverso questa operazione, aveva un bene in copertura che ti va a coprire il rischio di eventuali perdite. Esatto. Se ovviamente questa ipoteca è sufficiente, allora tutto il rischio. Se non è sufficiente, magari non ci investivi, chiaramente, investivi in un altro progetto, visto che ci sono moltissime possibilità di scelta nel vari marketplace. E in questo modo, comunque, hai una la possibilità di valutare tu la sicurezza del progetto e quando hai le giuste coperture sai già che quel progetto è coperto e quindi hai una certa sicurezza del tuo rendimento. Sì, perché la paura della gente, in realtà devo dire, era anche la mia all'inizio, è chiaramente quella di non fidarti. Perché? Perché molte di queste piattaforme, non tutte, o perlomeno le prime, quelle più grosse, sono nate e risiedono all'estero, Estonia, no? Allora uno, sai, si crea il dubbio, ma non è che questa è una truffa dove raccolgono i soldi, poi spariscono e non ottengo più nulla, no, certo. Invece no, ci sono delle garanzie,
per farlo anche in Italia, correggimi se sbaglio, ci sono delle garanzie da dare anche agli istituti bancari, c'è Assolutamente. comunque la legge che tutela, che sorveglia, quindi non è che. Anzi, ti aggiungo, da metà ottobre del 2021 sarà attiva al 100% il regolamento europeo del crowdfunding, a cui tutte le società di crowdlending che gestiscono le piattaforme devono sottostare. E lì ci sono tutta una serie. Vi invito a Controlli. leggerlo, non evito di No. dilungarmi in questo video, ma ci sono tutta una serie di regole e di controlli che le varie autorità europee italiane per Pretendono per scattare. garantire chi dà i soldi. Esatto, Esatto. esatto. E c'è Perché anche norme di giustamente. comportamento. Come? C'è? E anche delle norme di comportamento, Ah, delle regole di comportamento e delle ok, procedure standard di comportamento, questo. Ok, assolutamente. perfetto. Senti, quindi i vantaggi, se vogliamo racchiudere in un paio di punti, quelli più importanti, due o tre punti più importanti, vantaggi di scegliere il peer-to-peer lending rispetto, per esempio, ad altre forme di investimento, quelli classici, o investimenti immobiliari, che comunque hanno altre regole, perché fare un investimento immobiliare in sé per sé da solo comporta dei rischi maggiori, c'è bisogno di capitali maggiori, bisogna fare tutto un lavoro di documentazione diverso. Qui ci si mette in associazione. Quindi, quali sono i vantaggi di scegliere questo piuttosto che un altro, anche se uno già investe nell'immobiliare o addirittura sta partendo proprio da zero, perché ha poche centinaia di euro messe da parte e vuole iniziare da zero. Beh, il primo vantaggio lo hai esattamente anticipato tu, è quello che si può investire in operazioni immobiliari veramente anche con parte del proprio capitale o poco capitale. Cioè, chi non ha disponibilità di decine di migliaia di euro può tranquillamente investire in operazioni immobiliari tramite il peer-to-peer lending con 200, 100 o anche per assurdo ci sono piattaforme che permettono addirittura 10 euro. Cioè, veramente. Sì. No, mi viene da sorridere perché quando hai detto decine di migliaia di euro, se uno vuole comprare pensando solo ad un appartamento, no? Sono forse il 10% o il 20% di quello che in realtà serve. Esatto, devo utilizzare una leva, devo utilizzare una Figuriamoci, leva. figuriamoci costruirlo se proprio uno vuole comprare oppure ristrutturare, cioè, parliamo di veramente tanti soldi, quindi il peer-to-peer lending, come dicevi, ti consente anche con 10, 20, 50 euro, tutto proporzionato chiaramente a quello che si investe, si avrà un ritorno garantito, correggimi se sbaglio. Sì, garantito appunto dalle ipoteche o dalle altre coperture, cioè ci sono varie tipologie di coperture, ci sono ipoteche, ci sono assicurazioni, ci sono finanziarie che si mettono in mezzo per co fare copertura in caso di ritardi o default, ci sono vari casi, sta all'investitore cercarli e appunto individuarli. E agganciandomi a quello che hai detto tu prima, hai anche anticipato il secondo grande vantaggio del peer-to-peer lending, che è quello che se una persona come tu sei un grande esperto del settore, quindi sai quant'è la difficoltà di ricercare un immobile, ricercare da solo in autonomia o Il vero anche affare, certo. il vero affare, Ne esatto. parlavamo Cioè, prima dell'intervista. esatto, giusto, esatto. Qua c'è trovare le documentazioni, seguire i lavori, seguire il recupero del credito in caso in cui valuti bene l'affare, ma poi si scopre comunque, c'è sempre quell'1-2% di Certo, possibilità che certo. la controparte si tira Sono i indietro, rischi abbia delle del mestiere, difficoltà. certo. Esatto. Con il peer-to-peer lending tutto questo viene delegato, ma non è una delega neanche cieca, cioè non è che deleghi e poi speri che ti arrivi il ritorno. No, le piattaforme che operano con Professionalità. professionalità, eccetera, una certa esperienza, forniscono regolarmente aggiornamenti sulle operazioni immobiliari e così l'investitore, anche se è distaccato e ha delegato tutta l'attività, tutta l'operazione, ha comunque la possibilità di informarsi e di sapere passo passo come sta andando le varie operazioni in cui ha investito. Mi ritorno invece sul primo vantaggio, che è una cosa che ritengo giusto in questo video anche specificare, è il fatto che investendo poco in un
semplice operazione non è solo per chi ha pochi capitali a disposizione, ma è anche per chi ha tanti capitali a disposizione, ma può in questo modo suddividere il proprio investimento, diversificare il proprio investimento in vari progetti e quindi essere, sai, come conoscerai benissimo anche tu, la diversificazione è uno dei principi cardine per raggiungere, diciamo, Certo. il rendimento atteso dalle varie operazioni, no? Sì, perché uno va male, uno va bene, l'altro rende più dell'altro, è chiaro, ci sta. Esatto, ti esponi meno al singolo rischio di non riuscita dell'operazione, Sì. no? E quindi in questo modo riesce anche il peer-to-peer lending avvantaggia l'investitore sotto questo punto di vista. Sì, ma infatti, ora due cose vorrei aggiungere. Innanzitutto io l'ho vista qualche anno fa, quando ho iniziato ad ascoltare questa modalità, a conoscere questa modalità di investimento che in Italia ancora oggi non è molto conosciuta, però già cioè, 2, 3, 4 anni fa, ancora meno ovviamente, l'ho vista come una possibilità di passare nel quadrante famoso del cash flow di Kiyosaki, nella parte I direttamente. Per quanto possa essere, io stesso all'inizio investivo pochissimo, cioè investivo forse 50-100 euro proprio per testare. Poi ho visto che gli interessi comunque arrivavano, proporzionati all'investimento, ho cominciato a investire di più. Questo è ovvio. Però è un modo per, in qualche modo, se non completamente investitori, ci si può sentire investitori, ma non solo, si può vedere il frutto di quello che si presta grazie agli interessi che, cosa numero due, sicuramente diversamente da lasciare i soldi su un conto corrente che ti fruttano quel forse 2%, che peraltro sono lordi, ti fanno reddito, cioè ti aggiungono altri costi, insomma arriviamo forse a un 0,5, non so, Esatto. non voglio fare neanche i calcoli, quando invece su molte piattaforme c'è un rendimento medio all'incirca, correggimi se sbaglio, del 7-8%, perché c'è chi più chi meno, lordi, ma comunque netti si viaggia tra i 5 e i 7, dipende poi dalle piattaforme. E Esatto. quindi io preferisco sicuramente quello, perché comunque mi dà per certo il 100 se non il 200% in più rispetto a lasciare i soldi su un conto corrente, oppure peggio ancora metterli sotto al mattone, sotto al materasso, che perde di valuta e quindi l'anno dopo non valgono ciò che Soprattutto in questi tempi in cui stiamo aspettando assolutamente. l'inflazione dall'oggi al Eh domani. sì. E purtroppo questo può essere anche visto da un altro punto di vista, ovvero quello di non far perdere valore ai propri soldi. Perché? Per chi non lo sapesse, il denaro è una valuta e soprattutto perché è molto correlato al dollaro, tutta l'economia mondiale è ancora correlata al dollaro, oltre che all'economia cinese, però i soldi perdono valore. Quindi se oggi con 100 euro compriamo un oggetto, lo stesso oggetto l'anno dopo non lo compriamo Esatto. più con 100 euro, ma lo compriamo con 101 euro. Quindi un modo per cercare di colmare questa inflazione, come hai detto giustamente tu, può essere anche quella dell'investire investendo nel P2P lending. Poi è chiaro che se uno vuole raggiungere degli interessi sempre più alti, ci mette sempre più soldi. Ma venendo a questo, io voglio chiederti come si può investire nel P2P lending, cioè come può iniziare una persona che ci sta guardando? Come anticipato, sono online, sono regolamentate ormai tutte. Chi non è regolamentato uscirà dal mercato a breve, quindi anche dal punto di vista della sicurezza dei propri soldi in attesa di investimento, c'è ormai una certa affidabilità. Ma c'è un modo, scusami Paolo, sicuramente qualcuno si chiederà, ma c'è un modo per verificare che la piattaforma, no? A casomai adesso ci dici anche quali piattaforme sono attive, quali tu ci consigli, poi casomai dai anche il tuo blog in modo tale che poi possano venire direttamente su di te e ottenere anche dei vantaggi venendo sul tuo sito. Sicuramente tu sul tuo sito dai già le indicazioni su quelli che sono i migliori, quindi quelli più affidabili, quindi la gente non deve neanche perdere tempo. Però nel caso in cui qualcuno fa una ricerca
in più, vuole fare, sai, si vuole sbizzarrire, a vedere che altro c'è. Qual è il parametro e quali sono i parametri per capire se una piattaforma è affidabile oppure no? La prima cosa da valutare è qual è la società che gestisce i vostri depositi. Cioè, ormai sono... In Italia non puoi ormai effettuare una piattaforma di crowdlending, peer-to-peer lending, senza appoggiarti a una banca o a un istituto di pagamento autorizzato da una società europea. Ormai quasi tutte le piattaforme si appoggiano a tali istituti per la gestione di conti separati. Per chi fosse un attimo esperto di finanza sa che avere un conto separato da chi gestisce la piattaforma è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei fondi non investiti, cioè quelli che voi depositate nella piattaforma in attesa di vedere il progetto che a voi interessa per l'investimento e cui poi investirete. Dovrete depositare di questi soldi verranno custoditi, appunto in conti separati, e il fatto di sapere che l'istituto che gestisce i vostri fondi sia separato da chi gestisce la piattaforma e sia appunto regolamentato, quindi sottoposto a tutta una serie di controlli che per gli italiani sono quelli della Consob, è un elemento molto importante per valutare. Quindi sotto un sito, per esempio sotto la piattaforma, per andare proprio nel pratico, c'è comunque scritto Consob, oppure ci sono altre diciture al quale prestare attenzione? Dipende, esatto, dipende dal sito. Il sito, ci sono delle diciture e informatevi su chi, su le società che, o gli istituti di pagamento che trovate in fondo al sito. Nel caso in cui l'istituto di pagamento sia approvato da Banca d'Italia e risulti iscritto all'albo, troverete la dicitura di iscrizione all'albo e sapete già che quello lì sarà vigilato da Consob, quindi è un elemento di garanzia superiore su questo elemento. Ok, perfetto. Vabbè, sono anche tutti i pagamenti esteri che sono vigilati da altri, dai corrispondenti della Consob, certo, del paese di provenienza di quell'istituto. Insomma, comunque troverete tutte le informazioni. Se non trovate queste informazioni, ma ormai sono pochissime. Sul tuo blog. Esatto. No, nel mio blog non ce ne parlo neanche, perché non ce ne voglio parlare di chi non presenta quelle informazioni adeguate, quindi non le trovate, però se vi imbatterete in tale piattaforma sapete già che dovete scartarle. Ok, ok. Paolo, allora per chiudere, noi intanto tutti quanti troverete Paolo con Paolo Marini all'interno del prossimo libro che sta per uscire a fine anno. Ci parlerà nello specifico con un capitolo dedicato proprio al peer-to-peer lending immobiliare. Oggi abbiamo dato una piccola infarinatura, ma è un argomento molto importante che comunque ha a che fare sempre con l'immobiliare, anche se ci sono poi anche altre possibilità. Paolo, vuoi dire il tuo blog se vuoi? Sì, il mio blog è Peer-to-peer Italia, scritto P2P-Italia.com. Lo mettiamo in sovraimpressione. Perfetto, e entrando in quel blog lì potete avere innanzitutto un'infarinatura se non conoscete ancora peer-to-peer lending, oppure molte informazioni che mi diverto anche, perché poi è diventata anche una passione per me informarmi, argomentare e anche ricercare nuove possibilità, nuove possibilità, nuove piattaforme, anche nell'immobiliare. E lì troverete molte informazioni che vi possono essere utili. Se vi interesserà provare una di queste metodologie di investimento, troverete dei bonus particolari. Esatto. È quello mi hai anticipato, è quello che stavo per dire. Infatti. Perché giustamente è giusto che anche per un investitore pensi anche al rendimento, quindi questi bonus sono proprio il rendimento vostro aggiuntivo che potete ottenere. Sì, sì. Un bonus di accesso praticamente andando sul sito P2P, esatto, di Paolo Marini. Bene, detto questo, io Paolo ti ringrazio, grazie per il tuo tempo, ci ritroviamo sicuramente all'interno del libro, quindi potete trovare Paolo, ripeto, all'interno del libro, e con questo io ti auguro buona giornata. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Grazie, ciao, a tutti. Ciao Paolo. Ciao.